amici di Quarta Parete, buonasera, bentornati con noi. Questa sera ci troviamo all'interno del Teatro Trastevere in via Jacopo Sette Soli 3. Siamo tra via Girolamo 1 e piazza Massai. Tra circa un paio d'ore andrà in scena la seconda replica di Il Sequestro, un testo scritto da Federico Mia Gianzante con Luca Cesa, Giacomo Bottoni, Adriana Serrapicani e Marc Proietti. E il cast, come vedete, è qui sotto di me. Allora, grazie ragazzi di essere della vostra disponibilità. Allora, Federico, questo testo rientra nella famosa trilogia. Sì. Che com'è la genesi di questa trilogia? Ecco, sì. No, nasce un primo capitolo che era la rapina, che è stato fatto l'anno scorso sempre in questo teatro. Sì. Con Luca, Giacomo, Marc e vabbè, altri attori, ok. Sì. Che ha avuto un buon successo, un buon riscontro e siamo stati molto contenti di quell'esperienza. Di lì poi la fuga con soltanto Simone Rillio in scena, che era l'unico rimasto vivo nel primo capitolo. E poi alla fine siamo giunti a questo terzo capitolo, che in realtà però è una storia a sé. Sì, è una storia a sé, sì. Però insomma può rientrare a tutti gli effetti nel trittico. Sì, diciamo sì, per il tipo di genere, il tipo di tema. Esatto. Anche se è una storia svincolata dalle altre due, mi pare di aver capito. Sì, è una storia svincolata dalle altre due, perciò rimane nel genere del pulp, il noir, di queste commedie grottesche e il tema dei crimini fondamentalmente. Certamente, quindi c'è questa sorta di personaggi con i chiaroscuri, sì, in un sottobosco un po' così discutibile. Vabbè, certo, sì, è tutto molto incentrato su un'idea di portare quello che è il pulp americano in un teatro, provare questo tipo di esperimento. Che comunque ha riscontrato successo, mi pare. Quindi... Sì. Sono spettacoli comunque basati sul ritmo, sul ritmo delle battute molto, molto frenetico, su situazioni già. Quindi è molto serrato. Preesistenti, tutto molto serrato. Perfetto. Io chiedo ad Adriana, che è l'unica femminuccia della compagnia, insomma, tu come ti collochi in questa storia? Io sono la figlia del sindaco, sì. Si chiama Mary, quindi non si può dire. No, non posso svelare. No, sì. Sì, si può dire, il personaggio si può dire, non inficia la storia. E quindi diciamo sono questa ragazzina di 16 anni che si trova in questa situazione. E mi sembra che è anche un po' viziata, no? Un pochino, un po', non esageratamente. No, vabbè, questo... si lamenta un po' di tutto, sì. Diciamo, certo. È sempre da ridire. Ed è al centro di questa storia. Di questa storia noir, insomma, no? E gli altri, allora, sì. Invece tu come ti collochi? Allora, io sono Mario. Il tuo personaggio Mario. Il personaggio è Mario, esatto. E sono il cattivo dei cattivi, nel senso che sono il capobanda, sono quello che decide di fare questo sequestro, che anche per me, insomma, noi siamo una banda, siamo una squadra di spacciatori, quindi spacciamo, certo. Quindi ci... una partita di droga che è andata male causa Dario. Vabbè, ma parlavano poco. Causa Mario, ci siamo per ripagare questa partita, certo, di droga che è andata male, abbiamo deciso di fare questo sequestro, di sequestrare la figlia del sindaco. Certo. Siamo fondamentalmente due incapaci, giusto? Assolutamente sì. Due ladri di polli, posso dire. Bravo, esattamente, due buffoni, no? Vabbè. Quindi con risvolti anche un po' comici, con risvolti assolutamente molto comici, sì, lo spettacolo è molto divertente, cioè si basa sul... Cioè non ha, voglio dire, non ha un'accezione negativa, no? Cioè il tema noir è trattato con un po' di leggerezza, fondamentalmente, sì, per non appesantire troppo. E questa è l'anima dello spettacolo. Certo, certo. Il divertito, cioè quello che spero io, penso quello che pensano tutti, è che questo spettacolo diverte il pubblico e faccia divertire. Certo. Quindi ieri avete avuto la prima testimonianza, quindi il pubblico si è divertito molto, che è piaciuto. Quindi, quindi lui è quello che parla poco? Lui è quello. No. Vai, io sono il sottoposto dei sottoposti. Ah, nel senso che sono l'ultimo nella scala gerarchica. Assolutamente sì, perché sono colui che fa il casino. Sì. E devo rimediare praticamente, ma non lo so fare, anche perché entra in gioco il discorso che mi affeziona alla ragazza, quindi che ho subentra la sindrome di Stoccolma, sì, esatto, praticamente sì, ecco. E quindi cerco in tutti i modi di mettere, diciamo, un po', cioè non riesco a prendere una decisione se dare ascolto al capo o insomma non è l'idea molto chiara, no, assolutamente no, assolutamente no.
Però insomma anche questo fa parte un po' del personaggio. Sì, sì, è assolutamente. È tutto il personaggio che gioca su questa su queste righe, insomma, sì, no? Assolutamente. E poi arriviamo a lui. Poi c'è io. Io sarei il braccio destro del sindaco. Un uomo di fiducia. Un uomo di fiducia, di grande fiducia per il sindaco. La domanda è ben riposta? Molto ben riposta. Ah, molto ben riposta. Sì, assolutamente. Diciamo che la mia derivazione esco da un passato un po' particolare, quindi... Non sempre cristallino. Assolutamente, quindi sono quella persona di fiducia del sindaco che entra in gioco in situazioni particolari. Tant'è che vengo incaricato di riuscire a trattare con due dilettanti di un sequestro per poter riportare a casa la figlia del sindaco. Non svegliamo il finale, naturalmente. Non svegliamo il finale. Quindi, insomma, una commedia divertente, tutto sommato, no? Sì, piacevole, con battute studiate ad hoc. Sì, dai, molto nasce anche da loro nelle improvvisazioni. Tu, Federico, fai anche la regia Puri, no? Sì. Perfetto. Sì. Diciamo che il testo nasce, ma poi è stato anche un po' modificato in base a quello che portavano in prova loro, perché essendo degli attori molto bravi, molto versatili. Sì, ma anche che quando si divertono portano delle proposte molto valide. Sì, allora ho preferito in determinati casi lasciargli fare qualcosa in più, certo. Nel positivo e metterlo dentro, quindi il risultato... Quindi diciamo che mi stai facendo capire che c'è anche un po' di improvvisazione. C'è un po' di improvvisazione, certo. Come c'era nella rapina, come c'era nella fuga, certo. A me piace non sempre... è così schematizzato. No, a me piace sempre lasciare il modo di esprimersi agli attori, certo. Perché credo che ingabbiarli in quello che è il testo, il personaggio... Poi è una limitazione. È un po' restrittivo, soprattutto se hai persone davanti, attori che sanno... Gestire la situazione. Esatto. Quindi, e loro lo fanno in maniera magistrale. Perfetto. Cosa, allora, io vi invito a venire a vedere questo testo, Il Sequestro. Siamo al Teatro Trastevere, via Jacopo Sette Soli 3. E, caso altro dire, grazie a voi. Grazie a te. Domanda, questo testo avrà una ulteriore replica dopo la vostra questa settimana? Per ora siamo in scena da ieri, oggi, fino a domenica, qua. Quindi orario? Sempre alle 21 fino a sabato e domenica alle 17.30 e poi speriamo, chi vedrà. Speriamo di portarlo in giro per tutto il mondo. Beh, certo, non perché limitarsi solo all'Italia. Esatto. Amici ascoltatori, grazie di tutto, venite a vedere questo testo e come sempre io auguro a tutti buon teatro.